Benvenuti, benvenute a questo primo webinar, il cui scopo è fondamentalmente di tipo esemplificativo. L'idea un po' che ha mosso la strutturazione di questi webinar è quella di poter mostrare in che modo strutturare un'unità di apprendimento per l'insegnamento della religione cattolica, facendo, diciamo, riferimento sia alle nuove tecnologie che ad alcune metodiche specifiche, come in questo caso la metodica della flip classroom o flip lesson. I temi che sono stati individuati, diciamo, per poter presentare questi webinar sono tratti, diciamo, dal testo che già Stefania vi ha presentato, che ho scritto come manuale per le secondarie di secondo grado. In questo caso, l'esempio di Flipped Classroom sarà collegato all'unità 8, diciamo, del libro di testo. Quindi lo scopo è un confronto con una possibile strutturazione di unità di apprendimento. Allora, vediamo un po'. Ecco qua. L'indice del webinar di stasera. Anzitutto vedremo alcuni principi base della Flipped Lesson. Ecco. Non in maniera troppo approfondita, nel senso che l'illustrazione verrà fatta poi per poter andare a introdurre l'esemplificazione concreta dell'unità di apprendimento. E tra l'altro, rispetto all'indice che qui ho presentato, vedremo durante questo webinar solo il punto 1 e il punto 3. Le slide del punto 2 diciamo, non le illustrerò direttamente, però vi farò riferimento e le lascio un pochino anche, diciamo, al vostro approfondimento. Sono soprattutto, diciamo, delle slide di teoria della didattica, che è collegata alla presentazione che faccio, però che non vado a approfondire adesso, se no diventa troppo lungo, il webinar. Quindi partiamo da alcuni principi base della classe ribaltata o della lezione ribaltata. Per comprenderli, forse conviene anche mettere bene a fuoco qual è l'immagine della lezione tradizionale, nella quale appunto l'insegnante espone quello che riguarda la sua disciplina, spiega o racconta i contenuti e dal punto di vista, diciamo, del controllo della comunicazione, utilizzo un'espressione di Graham Diggins, il quale dice che l'insegnante si pone come guardiano, come protettore del senso della disciplina, no? In quanto persona esperta è colui che in un qualche modo nella comunicazione della disciplina è anche il custode stesso, della disciplina. Per contro, lo studente è colui che di fronte a ciò che l'insegnante espone si esercita. E quindi compie de de delle azioni a seguito delle spiegazioni, tipo fa i compiti per conto suo, e quei compiti sono, diciamo, rappresentativi fondamentalmente di ordini che devono essere eseguiti, cioè svolgi l'esercizio dalla tal pagina alla tal pagina a seguito della mia spiegazione. La conseguenza è che dal punto di vista comunicativo la valutazione risulta di ordine prestazionale. Fondamentalmente lo scopo dell'insegnante è quello di controllare quello che lo studente ha fatto e appunto valutare la discrepanza o meno rispetto a quello che lui ha spiegato e nel caso, qualora ci fossero degli errori, lo studente va a correggere in base alle indicazioni dell'insegnante. Ecco, uno schema, diciamo, molto rudimentale, molto semplice. Della lezione tradizionale. Ecco, la lezione ribaltata è proprio un ribaltamento di questo ordine di procedere a lezione. Infatti,
nella lezione ribaltata è anzitutto lo studente che comincia a operare e ad agire, cioè ad attivare un'esplorazione e una ricerca intorno ai contenuti, evidentemente comunque orientati dall'insegnante. Non è che l'insegnante rinunci totalmente al suo ruolo, semplicemente indica quale può essere il territorio di senso, i contenuti e i mediatori didattici esplorabili dallo studente o dagli studenti. Da questo punto di vista, diciamo, la posizione dello studente è di partecipazione motivata, un pochino più attiva. Ecco, evidentemente, una piccola parentesi, questo tipo di impostazione può funzionare con una classe nella quale le relazioni educative sono buone, quindi c'è un buon clima, diciamo, di relazione fra il docente e gli studenti degli studenti tra di loro, e dove ci sia un minimo di voglia di imparare che sia stata, diciamo, coltivata all'interno della relazione. Ecco che di fronte, diciamo, allo studente che opera, agisce, l'insegnante fa una funzione di supporto, fondamentalmente di orientamento dell'attività dello studente in itinere. Questo orientamento, sempre per usare un'espressione di Wiggins, rende l'insegnante non tanto il custode di una disciplina, ma l'iniziatore di senso della disciplina rispetto allo studente. Quindi anche il supporto avviene in una comunicazione che è fondamentalmente dialogica e concentrata su quello che lo studente o gli studenti stanno facendo. Ecco che di conseguenza in questo caso la valutazione assume naturalmente una valenza formativa perché l'insegnante nella comunicazione va ad apprezzare quello che lo studente sta compiendo e in base alle indicazioni dell'insegnante lo studente semplicemente rielabora le indicazioni che gli vengono fornite nella comunicazione educativa. Ecco, uno degli equivoci che potrebbe sorgere quando si presenta la flip classroom o la flip lesson e che ogni tanto sorge è quello per cui questa modalità, questa metodica di strutturazione dell'istruzione in un certo qual modo possa fare a meno del libro di testo. Ma la cosa interessante è che uno, diciamo, dei promotori della classe ribaltata negli Stati Uniti, Eric Mazur, quando l'ha presentata in un suo articolo, l'idea della classe ribaltata, ha scritto la cosa che vi ho messo, cioè che la più grande invenzione tecnologica nell'informazione è comunque il libro. Quindi non si tratta di rinunciare all'utilizzo del libro di testo, si tratta semplicemente di fare un'operazione piccola di interpretazione della cosa. Cioè, il libro non lo considero come il depositario assoluto di tutto quello che lo studente deve sapere, ma lo faccio diventare uno strumento a cui lo studente può fare riferimento nella sua ricerca, nel suo apprendimento. Però ecco, è molto importante mettere bene a fuoco questo elemento. Non si tratta, a scuola comunque i libri di testo restano degli strumenti imprescindibili per qualsiasi disciplina. Al limite bisognerà appunto comprendere come nella comunicazione invogliare gli studenti anche a far riferimento al libro di testo. Ecco, in questo caso, la flip lesson è un sistema per poter aiutare anche lo studente a fare riferimento a un testo che altrimenti nella maggior parte dei casi sarebbe lasciato da parte, oppure nella più noiosa delle ipotesi, addirittura letto a lezione, che non è impossibile fare questa cosa, però leggere, come sapete, immagino, leggere i libri durante le lezioni e durante le spiegazioni di certo non aiuta, diciamo, l'interesse e la partecipazione di chi è lì. Vediamo perché adesso mi si è bloccato, perfetto. Qual è quindi la struttura
organizzativa della classe libertata. Molto semplicemente, l'insegnante fornisce del materiale per studio, ricerca, approfondimento attraverso una piattaforma online o attraverso un sistema, diciamo, che fa leva sulle nuove tecnologie. E nei materiali, appunto, ci può essere la lettura di pagine del libro di testo, la visione di video filmati, indicazioni per la navigazione in internet, esercizi da svolgere, insomma. Il materiale sarà fornito sotto forma di mediatori didattici a cui gli studenti potranno fare riferimento nella loro esplorazione, che avviene prima delle lezioni. Poi, una volta fatto questo, lo studente, opererà sul materiale offerto dal docente, il che significa che ascolterà, leggerà, farà ricerca, visualizzerà, scrive, schematizza, insomma, tutta una serie di operazioni che servono per poter esplorare, del materiale comunque di studio e di ricerca. E poi, quando ci si incontra a lezione in forma frontale o sincrona, ecco che l'insegnante assume un ruolo dialogico, e, diciamo, si concentra su quello che gli studenti stanno facendo rispetto al materiale su cui lavorano. E il dialogo sarà esattamente riferito all'operato degli studenti. Ecco che qui allora, diciamo, emerge quello che potrebbe essere, appunto, la forza comunicativa del supporto dell'insegnante, al percorso di apprendimento che gli studenti stanno svolgendo anche in autonomia. Ecco, questo per quanto riguarda la prima parte. C'è, cioè, un piccolo ripasso molto semplice. Magari immagino che molte delle cose che sto dicendo anche tanti di voi le conosceranno già, però è importante avere presente queste minime caratteristiche, appunto, per andare poi a vedere l'esempio che propongo di una serie, appunto, di lezioni ribaltate sulla persona. Vi dicevo, il punto 2 è progettare un IA nell'IRC. Qui lo salto, vi faccio solo vedere una slide per commentare un pochino la struttura. Come vedete, la slide ha un titolo, in questo caso con contenuti disciplinari e con alcune indicazioni su come in teoria dovrebbero essere i contenuti disciplinari pensati in special modo all'interno della classe ribaltata, perché, appunto, i contenuti non vanno spiegati durante una lezione frontale, ma la comunicazione dei contenuti avviene attraverso i mediatori didattici. Quindi, se i contenuti non fossero chiari e distinti, cioè fossero equivoci, ecco che lo studente già magari fa fatica ad accostare il materiale. Se poi non è neanche chiaro, figuriamoci. Poi pensiamo anche al fatto che, se non sono dei contenuti stimolanti, che inducano un pochino a produrre riflessione, o sono contenuti banali, un po' scontati, ecco, non aiutano quel processo, che è appunto il processo di apprendimento proprio della classe ribaltata. Poi vedete che in alto sulla destra c'è un numerino in nero, nel pallino nero, che è il numero 1. Ecco, adesso, saltando tutte queste slide del punto 2, andremo comunque alla terza parte. Vedete che in fondo, si fa riferimento, in questo caso, vedi la slide con il pallino 6. Ecco, in questo caso si va a riprendere la slide del punto 2, che riporta al suo interno il pallino con il numero 6. Perfetto. Questo giusto per spiegare un attimo come poi funzioneranno le slide anche per il vostro approfondimento personale. Allora, iniziamo quindi la presentazione, dell'unità di apprendimento, nella modalità di classe ribaltata, dedicata alla persona e alla sua dignità. Anzitutto partiamo dall'illustrazione del compito di realtà. Io qui ho messo compito di realtà, però potrebbe anche essere compito autentico, compito in situazione, le diciture sono varie. La cosa importante,
credo, da tenere presente dal punto di vista didattico è che il compito di realtà non è la verifica di una serie di lezioni che ho fatto, ma in questa struttura, cioè nella classe ribaltata, il compito di realtà è l'attività che verrà svolta durante tutte le lezioni e durante tutto il lavoro. Quindi non è solo appunto il compito valutativo come in altre metodologie viene presentato. Allora, ogni studente deve costruire e presentare una presentazione multimediale in PowerPoint, in Canva, in Prezi, in Genially, Powtoon, Google Presentazioni, su Sway, Adobe Spark, eccetera, eccetera. Io qui ne ho messi alcuni di possibili siti o app per fare presentazioni, ok? A suo piacimento. Comunque lo scopo sarà arrivare alla produzione e presentazione di questa, diciamo, presentazione multimediale. Quello che conta è che la presentazione, dal punto di vista comunicativo, deve sensibilizzare chi la guarda a riflettere su una problematica collegata alla dignità della persona. Per esempio, femminicidio, immigrazione, comunicazione sui social, razzismo, diritti dei bambini, povertà, animalismo. Ecco, ho messo anche animalismo, non vi sembri strano, perché appunto una delle parti del libro di testo collegato a questo tema è tutto il tema oggi molto, diciamo, discusso, dell'assegnare o meno la dignità della persona anche agli animali. Ecco, quindi ecco perché il riferimento anche all'animalismo. Poi, quello che conta è che un altro elemento è che la presentazione dovrà fare riferimento ai contenuti disciplinari messi a disposizione dal docente nei mediatori didattici sui quali gli studenti, diciamo, avranno lavorato nel corso di questa serie, di lezioni ribaltate. Ecco, quando ci saranno le lezioni sincrone, cioè in presenza col docente, è molto importante che gli studenti sappiano che il docente sarà a disposizione nel supporto alla realizzazione della loro presentazione, quindi si lavorerà un pochino in stile anche a progetto, e qualora vogliano chiedere spiegazioni appunto rispetto ai contenuti, potranno sempre, diciamo, interagire con il docente. Questo è il compito di realtà. I mediatori didattici, cioè che cosa devo organizzare una flipped classroom? Dico, beh, che cosa presento agli studenti intorno alla persona umana che possa essere di supporto loro per la realizzazione del compito di realtà o del compito autentico? Qui vi ho messo una tabella con dei mediatori didattici suddivisi, in quattro delle cinque tipologie previste da, Elio Damiano. In questo caso vi ho messo alcuni simbolici, alcuni iconici, alcuni attivi, alcuni misti. Evidentemente è materiale selezionato in base allo scopo che gli studenti devono raggiungere. Vedete che ci sono delle sottolineature all'interno, ops, scusate, andiamo adesso, delle sottolineature su alcune parole. Quando avrete le slide, fornite dall'editrice, potrete andare a cliccare e su ogni parola sottolineata troverete anche il corrispondente materiale a disposizione. Adesso non sto a commentare troppo l'elenco dei mediatori didattici, lascerò a voi guardarli. Faccio solo riferimento, ne faccio riferimento a uno. Se guardate la tabella dei mediatori misti, l'ultimo punto è segnato, Trivial Pursuit sulla persona. Ecco. Andate a esplorare quel materiale perché si tratta in sostanza di un piccolo gioco interattivo fatto attraverso, l'applicazione Genially, che immagino sicuramente alcuni di voi conosceranno, ed è un supporto, diciamo, di autovalutazione dato immediatamente agli studenti. Quindi non è tanto la verifica richiesta dal docente, ma è appunto un ulteriore mediatore.
Poi per la presentazione dei mediatori didattici agli studenti, vi dicevo, si potrebbe trovare anche un modo digitale un po' creativo, un po' interattivo. Anche in questo caso, suggerisco, è efficace fornire agli studenti, per esempio, delle immagini interattive. Che loro possono, diciamo, anche scaricare sul loro cellulare o sul loro tablet, una volta che si dà loro il link di rimando, e l'immagine interattiva può contenere, diciamo, riferimento a tutti i materiali. Quindi loro se la guardano, no, vanno a cliccare sull'icona, vedono magari c'è una fotografia, oppure c'è il riferimento alle pagine del libro di testo che bisogna leggere per fare questa attività, eccetera, eccetera. Però ecco, anche diciamo, l'utilizzo dell'immagine interattiva dal punto di vista, diciamo, delle nuove tecnologie dell'istruzione, appunto, tiene conto del fatto che la stragrande maggioranza degli adolescenti, insomma, il cellulare, come dire, ne fruiscono ampiamente durante la giornata, ecco. E poi comunque sia, come immagino possiate sapere già, no, l'esplorazione di un'immagine interattiva è anche qualcosa, diciamo, di gradevole e anche di divertente. Genera sicuramente una qualche motivazione in più, piuttosto che dire, non so, scrivete sul diario questa cosa che vi ho detto. Ecco, ripeto, anche adesso non la esploro, la lascio esplorare a voi. All'interno di questa slide, se andate a cliccare su Interactive Image, sarete rimandati all'immagine interattiva, dove sono disponibili alcuni dei mediatori didattici, e a titolo esemplificativo non li ho messi tutti. Ecco, sappiate che la costruzione di immagini interattive attraverso Genially è una cosa semplicissima. Il programma è molto molto intuitivo e la realizzazione permette appunto di produrre del buon materiale didattico attraverso le nuove tecnologie. Qui ho fatto riferimento, ma qui vado veloce al testo, che è il testo di riferimento, in questo caso riflettersi in uno specchio, con le caratteristiche che il testo ha. Invece, vediamo adesso come è strutturato concettualmente il materiale, perché nell'andare a selezionare i mediatori didattici, uno potrebbe domandarsi, ma con che logica hai scelto proprio quei mediatori, no? Alla fine, nel presentare il materiale agli studenti, a quali contenuti hai fatto riferimento e appunto quali significati fondamentali sono collegati a questi contenuti. Ecco qui che il concetto di persona è, diciamo, presentato all'interno dei vari mediatori, soprattutto in ottica di evoluzione storica, cioè si segnala l'evoluzione, diciamo, del significato della parola persona attraverso, diciamo, tre epoche fondamentali, o che poi diventano anche tre modi di pensare fondamentali collegati alla persona, che sono l'idea della persona come maschera e personaggio proprio della cultura greco-romana antica, l'idea della persona come individuo razionale, che invece è più tipica della cristianità e del Medioevo, e l'idea invece della persona come cittadino, che è tipica della cultura illuminista. Ecco, a ciascuna di queste immagini, che comunque nel libro di testo vengono spiegate, vengono affrontate, è poi associata anche un'istanza di attualità per aiutare gli studenti a, diciamo, a comprendere che l'approfondimento di questi concetti può essere utile per loro anche per riflettere su alcuni temi di attualità. L'idea, per esempio, della persona come maschera può essere interessante per comprendere alcune dinamiche che avvengono sui social network, no? Quando bisogna anche scegliere una propria immagine su Facebook, eccetera, eccetera, ci si presenta attraverso un'immagine, una maschera, no? Uno schermo, quindi quell'antica idea di persona può essere utile per interpretare questo attuale contesto. Nel caso dell'idea, diciamo, di persona propria della tradizione cristiana come individuo razionale, c'è invece, per esempio, il tema di attualità dell'animalismo, no? In che senso si potrebbe o non si potrebbe, diciamo, assegnare
la dignità della persona anche agli animali, partendo dall'idea appunto che la persona è un concetto collegato all'individuo umano razionale. Ecco, con razionale in questo caso non si intende logico, ma si intende la razionalità comprensiva, diciamo, dell'essere umano, quindi la capacità di pensiero, ma anche la capacità di sentire, tipica dell'essere umano, quindi tiene dentro anche le capacità emozionali. E da ultimo, il concetto di persona, diciamo, collegato alla cultura illuminista e quindi all'idea di cittadinanza, ha a che fare con tutto il grande problema di attualità dell'immigrazione, di chi è cittadino, di chi non lo è, con gli immigrati, insomma, gli stranieri, eccetera, eccetera. Ecco, la cornice invece di senso per tenere insieme, diciamo, quello che si offre agli studenti come materiale di riflessione è presa da una cosa che immagino per noi insegnanti di religione sia assolutamente scontata, e meno male che è scontata, cioè l'idea che la prospettiva di senso generale quando si tratta dell'idea di persona è quella secondo la quale ogni persona non vale anzitutto per ciò che ha o per ciò che fa, ma vale per sé e quindi deve essere amata per se stessa, no? Qui ho fatto riferimento a un passaggino del problema dell'empatia di Edith Stein, anche perché questa cornice di senso è, diciamo, potrebbe essere tipica proprio della nostra disciplina, cioè se diciamo, il concetto di persona può essere trattato anche in storia, anche in letteratura. Uno si domanda, ma dal punto di vista invece dell'IRC, in che senso affrontiamo questo concetto da un angolo di visuale specifico della disciplina? Beh, credo che questo sia l'angolo di visuale, appropriato per trattare il tema della persona e per comunicarlo agli studenti. Le fasi, vediamo un po' come si svolge questa unità di apprendimento in classe ribaltata. Allora, nella prima fase ci sarà l'esplorazione e l'approfondimento dei mediatori didattici da parte degli studenti. Quindi verranno forniti dal docente e gli studenti cominceranno a lavorare per loro conto. Nella seconda fase, dopo l'esplorazione, sempre gli studenti dovranno cominciare a elaborare la loro presentazione, dall'ideazione della presentazione fino al termine. Terza fase, l'esposizione, quindi dovrà essere curata anche l'esposizione in aula della loro presentazione. Durante queste fasi, cosa fa l'insegnante? Vabbè, indica le consegne, mette a disposizione i mediatori didattici, dialoga con gli studenti sui contenuti durante le lezioni sincrone, in presenza o a distanza, offre dei consigli per l'elaborazione della presentazione e possono essere consigli sia di ordine contenutistico, sono i più importanti, ma anche di ordine tecnico. È evidente che se l'insegnante conosce anche grosso modo i programmi attraverso i quali gli studenti producono la loro presentazione, può offrire anche un supporto tecnico e poi tiene monitorata e valuta l'attività in ogni fase. E cosa fa l'alunno? Esplora i mediatori didattici, riflette sui contenuti, progetta e crea la presentazione, espone la sua presentazione a lezione. I tempi dell'attività, qua ho immaginato. Non bisogna dilatare le cose troppo nel tempo perché sennò poi già dopo un mese di lavoro, sennò poi gli studenti si stufano. Quindi 3 settimane per lo svolgimento e la consegna della presentazione. Quindi avranno 3 settimane di lavoro, diciamo, per la prima e per la seconda fase. Ok? Quindi si prevedono 3 lezioni sincrone di dialogo con gli studenti. Ecco. Si potrebbe anche prevedere la possibilità, visto che adesso quando si è a distanza si utilizzano delle piattaforme che prevedono anche la possibilità della chat, che quando uno studente dovesse aver bisogno di un minimo di supporto nella sua presentazione, possa sapere che magari scrivendo un messaggino nella chat della piattaforma della scuola si troverà un'ulteriore possibilità di supporto da parte del docente.
E poi due lezioni per l'esposizione in aula o a distanza, se non si è in aula. Il monitoraggio fatto in itinere si avvale di una rubrica di valutazione delle competenze, che poi vi farò vedere, che è l'ultima cosa che vedremo, e che serve, diciamo, a osservare il processo di apprendimento che man mano i singoli studenti fanno durante l'attività. Quali competenze vanno a essere sviluppate in questa attività? Almeno ipoteticamente, però immaginando, no, questo tipo di attività costruita in questo modo, no, quali competenze sviluppa negli studenti se svolgono il loro processo di apprendimento? Qui vi ho segnato sia delle competenze disciplinari, sia delle competenze trasversali. Per quanto riguarda il DPR 176 del 2012, l'abilità è il confrontare il concetto cristiano di persona, la sua dignità, il suo fine ultimo, con quella di altre religioni o sistemi di pensiero. In questo caso, vedete che in particolare è stato scelto altri sistemi di pensiero piuttosto che altre religioni. E rispetto alle conoscenze, invece, sono quelle collegate appunto al valore della dignità della persona nella visione cristiana e dei suoi diritti fondamentali. Data la natura del compito di realtà, invece, le competenze trasversali che emergono sono imparare ad imparare, comunicare, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l'informazione, che sono di fatto, se volessimo proprio, le competenze maggiormente collegate alla metodica della flip Classroom. Quindi, quando si insegna attraverso una classe ribaltata, tutto sommato queste competenze trasversali vengono sviluppate e sono sempre queste, diciamo, ecco. Però, come sapete, per costruire una rubrica di valutazione non basta citare quello che dicono i documenti intorno alle competenze sia disciplinari che trasversali, ma bisogna fare quello sforzo, diciamo, che viene chiamato, no, di declinazione della competenza, o sarebbe meglio dire di messa in situazione della competenza, cioè fare lo sforzo di pensare a quali attività verranno svolte che sono segnale di sviluppo di quella determinata competenza. Ecco che allora in situazione, diciamo, calcolando la struttura di questa unità di apprendimento, le competenze che emergono sono queste. Rispetto al confronto con il concetto cristiano di persona e altri sistemi di pensiero, la competenza distingue i tre significati della parola persona in base alle tradizioni culturali di riferimento antica cristiana e illuminista. Rispetto a individuare collegamenti e relazioni, collega i significati della parola persona ai problemi di attualità segnalati nei mediatori didattici. Acquisisce e interpreta informazioni, diventa, coglie l'orizzonte di senso della persona come valore in sé, proprio della tradizione cristiana. Poi comunica, cioè durante le lezioni sincrone, dialoga con l'insegnante in forma rispettosa e pertinente, ovviamente rispetto alle consegne, e impara a imparare, partecipa con impegno e motivazione alle attività proposte e svolge il compito di realtà e svolge tutte le attività che devono essere svolte per questa attività.